C'è un posto nell'immaginario, penso sia comune alle persone della mia età, che sono cresciute come me, guardando la TV, nei film, nei cartoni animati negli anni 80. C'è un posto, dicevo, che io immagino comune, comune a tutti noi, che ci lega e che ci fa, non dico sognare, ma qualcosa di poetico, qualcosa di avventuroso, qualcosa di legato all'avventura, ed è questo qua, la ferrovia. Camminare sulle rotaie del treno. Qua si sente comunque il rumore delle macchine, quindi si capisce che non sono in mezzo a un deserto degli Stati Uniti, non sono in mezzo alle campagne, non sono da nessuna parte, sono vicino a una città e c'è la linea del treno che passa. Sono praticamente in periferia di una città di cui non farò il nome, ma dirò soltanto la sigla RG, e sto camminando seguendo le rotaie del treno. Io ogni tanto mi giro indietro perché non vorrei arrivasse un treno, ecco, dovrei vederlo qua dal cellulare. Se dovrei essere così sfortunato da incrociare il treno, spero di no. Comunque qua c'è spazio per saltare fuori. Mi faccio una camminata sui binari del treno. Ripeto, non so se è qualcosa, io immagino come qualcosa comune a tutti quelli della mia età. Se facciamo così, no, la curva è di qua, quindi ok. Qualcosa comune, dicevo, ai ragazzi della mia età, che c'era questa avventura dove i protagonisti, in vari film, in vari cartoni animati, incontravano le rotaie del treno e le seguivano. E da bambino non l'avevo mai fatto, seguire le rotaie del treno, e lo faccio adesso da grande. Spero che non ci sia nessuno a vedermi, a guardarmi, non nel video, qua dico dal vivo. Spero non ci sia nessuno a chiedersi che sto facendo. Io non so se in Italia è qualcosa di proibito camminare sui binari di un treno. Pericoloso forse. Qua non dovrebbe passarci l'alta velocità, quindi la TAV qua non c'è. Quindi immagino che qua pericolo di essere travolti da un treno sono molto rari. Pericolo è minimo. Però siccome adesso io vi sto avvicinando ad una strettoia, io immagino che ci sia spazio comunque, che non sia così stretto da non potermi scansare in caso dell'arrivo di qualche locomotiva. Però mi sa che non mi ci inficcola, è una specie di cava scavata dall'uomo. Aspetta che la faccio vedere, eccola là. Io dovrei fare questa specie di S, io dovrei inficcarmi qua. Qua c'è un ponte e qua è strettino. Naturalmente non è stretto come quelle strade che si arrampicano nelle montagne del Guatemala, là, che la strada è più stretta dei veicoli che ci passano. Qua penso ci sia spazio sufficiente, nella disgraziatissima ipotesi di incrociare un treno proprio in questo momento, mentre io sto qua, perché qua adesso non ho più spazio per allontanarmi tipo lateralmente. Vabbè, mi sa che non ci entro lo stesso. Tanto questo video non doveva parlare solo del treno. Vediamo, torno indietro. Tengo d'occhio attraverso la telecamera quello che succede alle mie spalle.
Sarebbe bello però se passasse un treno. Registrare il momento. Purtroppo il rumore delle macchine non mi fa capire se c'è il rumore del treno. I treni ogni tanto fischiano, però non so, qua non ci sono dei passaggi a livello vicini, per cui il treno dovrebbe annunciare la sua presenza. Sto divagando di nuovo. Vabbè, era solo un video per assaporare questo piccolissimo momento di, non lo so come dire, ricordi di un'infanzia. Mentre guardavo i cartoni animati, i telefilm in cui c'era Remy, c'era non so chi altri, a un certo punto della loro avventura loro incontravano il treno e lo seguivano. Incontravano non il treno, le rotaie, che incontravano la linea del treno e la seguivano. E io l'ho incontrata e la sto seguendo per un breve tratto. Magari un giorno mi ci dedico meglio e mi faccio una passeggiata un po' più lunga. Sono tante le cose che io dico, poi magari un giorno intanto faccio così e poi un giorno la farò meglio. Sono già parecchie le cose che ho detto che avrei fatto e ancora non le ho fatte. Restano nascoste, conservate nei cassetti dei ricordi. Questi cassetti dei ricordi, i ricordi non dovrebbero mai, i sogni, i ricordi non dovrebbero mai essere messi dentro i cassetti, perché dentro i cassetti finisce che li dimentichiamo. I sogni soprattutto bisognerebbe sempre tenerli sul comodino, così quando ci svegliamo la mattina ci ricordiamo qual è il nostro sogno. E la mattina prima di cominciare un nuovo giorno magari uno dedicherebbe un po' più di tempo e di energie ai propri sogni. Vabbè, questo è un altro pensierino dell'alieno in questo inizio di anno, più o meno. Diciamo che non è iniziato l'anno benissimo, ma un po' anche per colpa mia, che mi sono fatto delle illusioni che poi non è successo quello che speravo. Ma diciamo che per metà la colpa è mia, perché se tu crei delle aspettative poi finisce che le possono essere deluse. Quindi non dovrebbe essere una cosa normale creare aspettative. E io, dopo questa esperienza un po' brutta che mi ha un po', diciamo, buttato in depressione, sto cercando di tornare su. Ci riuscirò, perché io sono l'alieno. E come sempre, cose belle e cose brutte, finisce che ci trasforma e non lo vogliamo noi. E quindi io sarò ancora più alieno, ancora più con voglia di stare da solo, ancora meno disposto a farmi illusioni, ancora meno disposto a perdere tempo e creare aspettative e cose che vengono da altre persone. No, l'alieno sarà ancora più alieno. Vabbè, non voglio rattristare nessuno con le mie storie tristi. Io lascio stare qua la ferrovia, è stata una breve passeggiata, poi è stata bella. E ne devo fare qualcuno un po' più lungo, un po' più, come dire, più tranquilla. Qua non mi piace che ci sono le persone che mi stanno guardando. Ci sono qualcuno al balcone che sta guardando. Non è un problema mio. Frango l'alieno sul binario della vita. Se ne va, vi saluta, ringrazio tutti per questo altro video a cui avete assistito, se avete assistito, se non avete assistito non sapete che vi siete persi. Io vi risaluto, ci sentiamo prossimamente sempre qui al prossimo video. Ciao!